Milano, sono una delle migliaia di milanesi che ha scelto Milano in gioventù per gli studi e ne è rimasta innamorata. Io la città che amo tantissimo e credevo di amarla perché per i ricordi di gioventù, poi quando sono andata all'estero ho capito perché amavo Milano. L'ho amata per la diversità, l'ho amata per la varietà di tutto, per l'unione di settori, industrie, professionalità, persone diverse, la cucina, la moda, il design, l'industria, l'ho amata per l'operosità, l'ho amata per l'educazione, l'ho amata per l'attenzione alla qualità e francamente il dibattito di stasera mi ha aperto il cuore. Sono pochi anni che faccio politica, ma dibattiti così belli, di qualità, così precisi, francamente ne ho visti pochi e vi ringrazio. Quindi questo mi rende ancora più felice e orgogliosa di partecipare a questo processo e ho amato e amo Milano perché secondo me, anche e soprattutto quando sono andata fuori, ho capito che è una delle poche, forse l'unica, mi perdonano le altre città italiane, che ha un vero potenziale internazionale, quindi non solo europeo, io la vedo come una città che ha un potenziale di internazionalità, di creatività, che è stato molto sottovalutato in Italia, il potenziale creativo, di innovazione che ha Milano è enorme e quindi io vedo, e poi un'altra, l'ultima cosa, quando sono tornata, io ho vissuto 12 anni all'estero, la maggior parte dei posti dove sono tornata dopo 12 anni erano gli stessi che avevo lasciato, nel bene e nel male. Sono tornata a Milano e l'ho trovata straordinariamente cambiata. Milano è una città che non ha paura di cambiare, è una città che sa cambiare, sa guardare al futuro e quindi io sono convinta e mi auguro che i prossimi anni saranno gli anni in cui Milano proseguirà questa strada e darà una, diciamo, indicherà una strada anche a tutto il resto del paese, su una strada del cambiamento, della creatività e dell'innovazione. Grazie mille.